Ciao a tutti, benvenuti a questa puntata. Oggi vi parlo di un gioco per iOS, un manageriale di calcio. Dovrete allenare una squadra partendo dalle categorie più basse. Ci sono vari campionati, compresa l'italiano, varie categorie, eccellenza, serie D, serie C, eccetera, le coppe, è molto interessante. È in italiano e accessibile con voiceover. Si chiama Sacher Boss. Ora vediamo come funziona. Intanto lo cerchiamo sullo store. Premo App Store. Giovedì 29 ottobre, Cerchiamo, intestato, barra pannelli, cerca. archive, pan, cerca, pannello, 5, giochi, app, storia, molto apro, E ancora, campo di scriviamo ricerca, stack, campo di Soccer ricerca, Boss, stack, quindi S, S O, Soccer C, C C C, R, elimina, R, E, Soccer R, spot, sucker, Sucker Boss Soccer Boss. Ecco, in Italia è stato tradotto anche il Cancella testo, nome, annulla, quindi dovete pulsante. cercare. Pubblicità, mini football. Ottieni, app, pubblicità, pulsante. Miglior allenatore di Ecco, calcio. Gioco strategico sul football. 4 stelle su questo 4. 32 valutazioni. Pulsante. miglior Foto, allenatore di tennis, pallavolo, calcio. scherma e diagramma. Scegli la squadra e la tattica. Ecco, miglior allenatore di calcio, eccolo qui, apriamo. Illustrazione. Miglior allenatore di calcio. Immagine. No, cerca. Illustrazione. Miglior allenatore. Istantanea scherma. Cerchiamo, ecco, l'iscrizione è istantanea scherma. questa. 4. Diventa un manager di calcio in questo realistico gioco di strategia sul calcio? Sei un giovane e promettente allenatore di calcio all'inizio della tua carriera. Pochissimi piccoli club sono pronti a scommettere sul tuo potenziale e renderti il loro manager. Scegli uno di essi. Lo Ecco, porterà Top Drawer Games Limited. Sviluppatore. ecco. Pulsante. Lo sviluppatore è Top Drawer Games Limited. Ecco. Ora vediamo, lo apriamo Cerca. e Pulsante vediamo come invita. funziona. Apri Thatcher Boss. Non vedo nessuna applicazione. Apri Soccer Boss. Ecco. Orizzontale. Dovete tenere l'iPhone in orizzontale. Carica partita. Load game. Pulsante. Load game. Ecco, Pulsante. iniziamo, abbiamo carica partita, Carica load game, partita. poi Pulsante. New game. Pulsante. new game. Nuova partita. Abbiamo Pulsante. due pulsanti, uno in inglese e uno in italiano, comunque si capisce. Italy. Pulsante. Qui abbiamo Italy, che possiamo I selezionare maiuscola. Scegli lingua. la Pulsante. lingua. More games. Pulsante. More games, che possiamo vedere altri giochi dello stesso sviluppatore. Per contattare lo sviluppatore se avete problemi o segnalazioni o bug, è molto attento a correggerli e fa spesso aggiornamenti che migliorano anche l'accessibilità con VoiceOver. Riconoscimenti e supporto, pulsante. Riconoscimento e supporto. Music off, pulsante. Altoparlante. Music off, che possiamo attivare per attivare la musica. Io in questo caso l'ho tolta, comunque si può attivare. Music on, altoparlante. Questa è la musica. Music off, Adesso la altoparlante. togliamo e andiamo a caricare una partita Nuova, new game, carica partita, pulsante. già iniziata. Indietro, pulsante. Vediamo indietro. Reputazione del club 36. Immagine, amministrazione, Reputazione 36. Questa è praticamente la reputazione del vostro club. Più alta e meglio è. Trani. Qui abbiamo help. Questo è un pulsantino dove c'è l'aiuto. Proviamo a entrare. tocca i pulsanti in basso a sinistra dello schermo o le diverse aree della schermata principale per accedere a una parte particolare del club. Tocca le icone della guida su qualsiasi schermata per ulteriore assistenza. Ecco. Tocca il naviga. Tocca le monete. Vediamo le monete. M maiuscola. Le monete sono acquisti opzionali che possono essere utilizzati per acquistare oggetti extra che accelereranno i tuoi progressi nel gioco. Possono essere acquistati dal negozio. Negozio dei giochi. Puoi acquistare monete e altri oggetti che possono migliorare la tua esperienza di gioco. Close. Pulsante. Close. Pulsante. Pulsante close per chiudere la finestra di aiuto. Indietro, pulsante, reputazione del club 36. Immagine, crani. Help, pulsante, queens. Immagine, aiello circular object 0. Ecco, zero monete. Date, immagine, calendario. Mercoledì 9 marzo.
pranzo. La data. Email 59. Pulsante. Email 59. Qui ci sono tutte le vostre mail che avete ricevuto con le comunicazioni sulle varie sui vari aspetti del gioco, della squadra, giocatori. Eseguì login, finestra. Login eseguito. Adesso vediamo quali sono le mail. Giocatori consigliati, se qualcuno si è infortunato. Tutto quello che riguarda la vostra squadra. Ecco, entriamo un attimo qui. Indietro, pulsante. Email, immagine, AIE 0. 0. 25 anni, Italia. Lianizi, attac, fisioterapista. C Sicilia. Ecco, attaccante, allora qui abbiamo. Mercoledì 9 marzo, attaccante consigliato. Abbiamo le varie mail. Quindi attaccante consigliato. Cistruglia recuperato da un infortunio. Le varie. Portiere consigliato. Portiere consigliato. E. Attaccante consigliato. Attaccante consigliato. Se noi andiamo nella parte 18 anni. Destra dello schermo, possiamo adesso leggere. Grazie, è solo una riserva. Dovremmo provare a Bretti cerca. Attaccante consigliato. Il messaggio. Quindi nella parte sinistra abbiamo le varie mail. Possiamo sposarci anche con il flick. Quando andiamo poi trovato selezionando e toccando la parte destra abbiamo la mail, vediamo che questa del attaccante consigliato. Uri Capello recuperato da un infortunio, portiere consigliato, 18 anni. Penso in Lazio è solo una dovremmo provare a prettiser video, osservatore. Attaccante da ecco. Osservatore giovanile. Osservatore giovanile, questo è l'osservatore giovanile che ci manda questa mail. Dovremmo provare a prendere Vipenso. Potrebbe diventare un buon giocatore di Serie D. In Lazio è solo una riserva, attualmente è in lista cessioni. Per ora è felice di essere in questo club. Attaccante, abilità 24. Qui ci dice attaccante, abilità 24. L'abilità aumenta col passare del tempo, quindi dopo ogni stagione aumenta con l'età del giocatore. Poi arrivati a un certo punto sarà poi stabile. 18 anni, Portogallo. Quindi questo è molto giovane. Quindi può sono le ore 17. Valore euro 1K. 1000 euro. E la Ziz, TFF3, League Tour 4. 310 euro a settembre, scadenza 2024. Una settimana. Prossimo non letto, pulsante. Quindi abbiamo il pulsante prossimo non letto. Questo ci porterà direttamente al prossimo messaggio non letto nell'elenco delle mail. Prossimo non letto, poi leggiamo e troviamo subito. Atletico Vieste però lo ritiene un giocatore chiave non sembra. Dovremmo ilunganocelo tu, capo di qua. Ilunganocelo capo degli osservatori. Dovremmo prendere N. Gentile. È un giocatore di esperienza e sarebbe subito adatto per la prima squadra. Atletico Vieste però lo ritiene un giocatore chiave, non sembrano intenzionati a venderlo. Altro giocatore di essere in questo club. Consigliato. Gentile, difensore, abilità 36. Questo è un difensore. 33 anni, Italia. Valore euro 3K. Atletico Vieste, eccellenza, ITA 5. Qui ci dice in che squadra è e in che posizione della classifica è la squadra di questo giocatore. Spazio, 370 euro a settembre, scadenza. Il valore, la scadenza, il contratto. Così, queste qua sono le varie mail. Attaccante consigliato. Torniamo indietro, quindi andiamo a cercare il pulsante indietro che è nella parte in alto a sinistra dello schermo. Sempre in orizzontale dovete tenerlo, vi ricordo. Soccer Boss. Reputazione Quiz 0. Date, mercoledì, email. Giocatori osservati. Pulsante. Giocatori osservati. Qui troviamo tutti i giocatori osservati che ci sono in questo momento. Se noi entriamo in questo elenco. Becero, pulsante, indietro. Qui abbiamo. B. Giocatore, filter 0. Pulsante, possiamo filtrare, cercare il giocatore. Posizione. Tutto pulsante. Filtrando pulsante, posizione, il portiere, pulsante, possiamo cambiare posizione. La posizione, cercare, selezionare una posizione che vogliamo, quindi ci filtrerà per posizione. Portiere, centrocampista, difensore, attaccante. Qualsiasi pulsante. Oppure per stato, quindi qualsiasi. Pulsante. In trasferimento. Prestito, pulsante. In prestito. Con scadenza di contratto. Svincolato. Pulsante. Svincolato. Abilità, e qui possiamo anche scegliere quale abilità, quanta deve essere l'abilità. Quindi A maiuscola 10 0% regolabile. Qui c'è una percentuale che possiamo quindi questo qua ci chiamo dall'abilità minima 10. Possiamo spostare 10%, 20%, la percentuale 30%, quindi scollito verso l'alto 37 e si alza l'abilità minima 10 0% 0% abilità max 100 e la massima è 100. 100% regolabile. E qui possiamo anche selezionare l'abilità massima dei giocatori che vogliamo cercare. Valore minimo. Oppure il valore. 0 euro. Valore minimo 0 euro. 0%. Qui abbiamo sempre la percentuale da regolare sempre col flick in alto e in basso. Valore max. Il massimo valore. 100 milioni di euro. 100 milioni di euro. 100% e qui possiamo
regolare anche il valore massimo, sempre con questa percentuale. Età, e l'età? 17. La 17. Weather, GDS, CVD. La 17. Min, 17, 0%, regolare. Sempre questo slider della percentuale da regolare. Età, max, 35. 35 anni massimo. 100%, ordina. Abilità, pulsante. Ordina per abilità. Posizione, pulsante. Potete cercare. Nome, pulsante, cancella, pulsante, reset, pulsante, cancella, reset. Cancella, reset, conferma. Tutto vedete molto accessibile, che possiamo cercare. Facciamo cancella, torniamo indietro. E vediamo i giocatori che ci vengono proposti. Questo qui è un centrocampista. Entrando nel giocatore, indietro, pulsante. Abbiamo questo bottone che ci mostrerà Graph Button, praticamente ci mostrerà l'andamento della qualità del giocatore, della sua abilità. Se noi tocchiamo questo Graph, Graph Button, ecco. Rivelare abilità potenziale, punto interrogativo, abilità potenziale 40, abilità attuale 24, abilità iniziale 24, 24. Abilità attuale, attuale 40. 40, abilità potenziale. L'abilità potenziale punto interrogativo non la vediamo in questo momento. Rivelare abilità potenziale. Ogni giocatore ha un livello di abilità potenziale che potrebbe raggiungere. Scopri quanto può diventare forte un giocatore. 1000 monete. Pulsante. Però abbiamo bisogno di 1000 monete. Le monete possiamo acquistarle nel negozio. Rivelare abilità potenziale. Ogni giocatore ha un livello 1000 ecco. Offerta di trasferimento. Pulsante. Ora torniamo a vedere. Indietro, pulsante. È selezionato. Centrocampista. Attaccante. No, è selezionato. Indietro, pulsante. 2020. Offerta di trasferimento. 2021. Le altre. Cappacovelli. Graph Button. Pulsante. Edit player. Pulsante. Edit player, possiamo modificare il nome del giocatore, perché vedete che i nomi, le squadre sono reali, ma i nomi dei giocatori non lo sono, per motivi di licenza, come in tutti questi giochi manageriali. Comunque sono sviluppatori che non hanno la possibilità di pagare le licenze. Minore di nazionalità maggiore di. Minore di K maiuscola. Campo Covelli. Campo di testo. Possiamo modificare. Italia. Minore di pulsante. Maggiore di. Minore di pulsante. Maggiore minore di pulsante. Maggiore minore tutte di le, pulsante. Conferma. Pulsante. Cancella. Pulsante. Maggiore di pulsante. Freccia destra. Maggiore di. Minore di. Maggiore di pulsante. Italia. Qui non è molto. Minore di pulsante. Gestibile, ci sono dei simboli minore e maggiore che non si capisce che cosa. K maiuscola, minore di nazionalità maggiore di. Minore di nazionalità maggiore comunque. Di. K maiuscola, minore di nazionalità, minore di nazionalità, minore di nazionalità maggiore di. Qui possiamo modificare nomi, cosa che comunque non vi consiglio di fare, a meno che volete proprio modificare solo qualche nome, perché sono tantissimi i nomi dei giocatori che andrebbero modificati. Torniamo indietro, facciamo cancella. Ecco fatto. Indietro, pulsa. 2021, okay. Rapporto dell'osservatore. Poi abbiamo. Età 31, centrocampista. Mercoledì 9 marzo, 0. Centrocampista. Abilità 40, 3, 33, goal, 4, 1, 7.6, fitness 100%. Qui abbiamo la. Centrocampista. Abilità 40. L'abilità, i gol fatti, il voto, il punteggio, che sarebbe il voto che questo giocatore ha nelle varie partite. In questo qui sarà. Appunto la media. Centro, età 31, penso proprio. Età 31, età 31. Valore euro 7k, club, 80, eccellenza italiana. 5, ingaggio euro 330, lunghezza contratto 2023. Segniamo tutte le varie informazioni del giocatore, il contratto, quando scadrà. Club interessati, nessuno. Rapporto dell'osservatore è di 2021. Rapporto dell'osservatore è difficile che possa migliorare ancora. È difficile che possa migliorare ancora, questo è il rapporto del nostro osservatore. Quindi, data anche l'età, meglio di così non può andare. Comunque, 2021, 80, EC, 33, goal, 4, 7.6. Offerta di trasferimento, pulsante. E possiamo fare il trasferimento, offerta di prestito, elenco veloce, pulsante. Elenco veloce, possiamo aggiungere il giocatore a un elenco che includerà solo i nostri preferiti, che poi potremo consultare più rapidamente. Elenco veloce, offerta di prestito, offerta Proviamo di trasferimento, pulsante. A fare un'offerta di trasferimento. Pulsante, Cappacovelli viene valutato a 7.000 euro. Il budget dei trasferimenti per la tua squadra è 12.000 euro. Ecco, qui abbiamo, ci dice 7.000 euro di valutazione, il budget è 12.000 euro. Non possiamo superare questo budget, altrimenti il presidente
Se arrabbierà, potrebbe licenziarci. Tanto lo considero un giocatore di vitale importanza nella squadra. Offerta di trasferimento. Trattino, Qui pulsante. abbiamo offerta di trasferimento meno 7.000 euro. 7.000 e poi un più. Pulsante, aggiungi. Dobbiamo iniziare a abbassare l'offerta con questi due pulsanti. Quindi alziamo, facciamo più. Più, aggiungi. Torniamo col flick a sinistra. Saltate 8.000 euro. a 8.000 euro. Proviamo a offrire 8.000 euro. Più, cancella offerta. Conferma offerta, Conferma pulsante. offerta. Ecco Indietro, fatto. pulsante. Abbiamo fatto un'offerta per questo giocatore. Selezionato. Torniamo indietro, qui ci Centrocampista. sono Attaccante. Nome. Giromito. Centrocampista. Nome. I pari. i vari In partenza. Club. giocatori. Ora torniamo indietro. Pulsante. Indietro. Ok, Pulsante. continuiamo a vedere le altre parti del gioco. Staff. Pulsante. Continuo. Staff. Tattiche. Squad. Pulsante. Manager. Campionato. Impegni. Negozio. Vedi tutti i club. Centro di lavoro. Competizioni. Storia. Allora abbiamo Elenco veloce. Pulsante. Giocatori osservati. Pulsante. Elenco veloce. elenco veloce. Questo è l'elenco veloce che vi ho detto prima. Quindi se ne abbiamo inserito qui qualche giocatore, lo possiamo tranquillamente visualizzare da questo elenco veloce molto più in fretta, perché se i giocatori osservati poi sono tanti, diventa lungo cercarli. E qui invece abbiamo i preferiti in questo elenco. Storia, Storia, pulsante. qui abbiamo la storia, la nostra storia. Entriamo qui e vediamo cosa c'è. Indietro, pulsante, Luca, zero, Luca, Luca, allenatore Luca. zero, mercoledì no, anno, club, Anno, club, campionato, campionato. post, Posizione. club, Qui abbiamo, questo è il primo anno, il 17 posto in campionato, quindi stiamo andando molto bene come prima stagione. Ecco, il gioco, specialmente all'inizio, può essere difficile vincere, perché comunque la prima stagione. Quindi Palmares, pulsante. i palmarès non ne abbiamo, quindi è Palmares, inutile Coppa entrarci. CR, Coppa 2. Zer, Luca, indietro, indietro, Torniamo pulsante, indietro indietro, pulsante. e continuiamo. Tattiche, Forum Squad, Men, campionato. Impegni, avversario, negozio, pulsante. Vedi tu, centro di lavoro, competizioni, centro, Allora, storia, competizioni, competizioni. pulsante. Qui abbiamo la lista di tutte le competizioni. Possiamo entrare Indietro, pulsante. e vediamo cosa c'è. Competizione, zero, mercoledì, Serie A, Serie B, La Serie A, Serie B, Serie tutte le C, competizioni Serie del D. campione Eccellenza. dell'Italia. Coppa Italia. Coppa Italia, Supercoppa. Champions Supercoppa, League. Champions League. Europa League. Europa League. Entrando poi, Champions, per Supercoppa Italia. esempio, Eccellenza. Coppa Italia. in Coppa Italia, Becchero. Pulsante. abbiamo India. Coppa Italia. Zero. Mercoledì. Coppa 2. Pulsante. Coppa 3. Coppa 4. Coppa 5. Coppa QF. Pulsante. i vari quarti di Coppa finale. SFL1. Pulsante. Coppa SF. Coppa F. Pulsante. Coppa Italia Semifinal. Leg 1. Mercoledì 23 marzo. SA, Lazio, V, Atalanta, SA. Ecco, vedete? Quindi Lazio, Atalanta, vi dice anche la serie, quindi questa è la serie A. Queste SA, Napoli, V, Roma, SA. sono le prossime partite di Coppa Italia. Ci sono tutte le coppe, ci sono, eh? SA, mercoledì Possiamo poi scegliere, per 23 marzo, Coppa esempio, SFL1, pulsante, Coppa 3, pulsante, Coppa 2, mercoledì 9 marzo, Coppa 2, pulsante, quindi Coppa 2, Coppa 2. poi vediamo. Mercoledì 20 Coppa Italia Round 2. Ecco, il secondo round della Coppa Italia. Mercoledì 23 settembre. Già, partite quindi già giocate in questo caso, possiamo vedere anche quelle già passate. EC Akragas 03 Lecce SB. Ecco, vedi? Eccellenza. SD Arconatese 5-0 Pomigliano EC. Abbiamo le partite già giocate con il risultato. Coppa 2. Mercoledì no Coppa 2. Zero Ecco. Coppa Qui vedete, Pulsante proprio molto 6-0 realistico, Coppa abbiamo Italia. tutte le coppe, è fatto davvero bene. Torniamo Serie A, indietro. zero, competi, indietro, pulsante, indietro, pulsante. Vediamo Impegni, cosa abbiamo. avversario, negozio, pulsante, vedi tutti, centro di lavoro, competizione, centro di lavoro, 100 di pulsante. lavoro. Questo è importante. Qui potrete trovare tutti Twitter, adesso, vedi, centro di lavoro, i pulsante. lavori disponibili, perché voi potete anche cambiare squadra, proporvi per andare a allenare un'altra squadra. Proviamo ad entrare. Pulsante in centro di Emp, pulsante 0. Emp, pulsante. Vediamo sempre il solito pulsante aiuto se volete avere più informazioni. Proviamo ad entrare. Centro per l'impiego. Durante la stagione, la sicurezza del posto di lavoro di ogni allenatore di ogni club del tuo paese può essere visualizzata nella schermata Centro per l'impiego. Se stai cercando di ottenere un lavoro migliore, dovresti tenere d'occhio questa schermata poiché di tanto in tanto saranno disponibili lavori. Puoi candidarti per qualsiasi lavoro disponibile, ma è improbabile che ti venga offerto un lavoro se la tua reputazione
cambiare immediatamente il ruolo di allenatore senza aspettare che l'allenatore se ne vada o venga licenziato. Avrai la possibilità di candidarti per lavori in altri paesi una sola volta a stagione, proprio alla fine di ogni stagione. Quindi, se hai un lavoro da sogno, è consigliabile accettare un lavoro in quel paese e lavorare per raggiungerlo. Reputazione del club. La reputazione di ogni club è valutata con 5 stelle. Ciò deriva dal suo prestigio e dall'attuale livello di abilità della squadra. La tua reputazione dovrebbe essere uguale o migliore della reputazione di un club per poterti offrire il ruolo di allenatore. La tua reputazione è mostrata nella parte superiore della schermata centro per l'impiego. Qualificazioni europee. Se un club si è qualificato per una competizione europea, accanto al suo nome viene mostrata la bandiera europea. Ecco, quindi per assumervi dovete avere una buona reputazione. Centro di lavoro, la vediamo. Tua top, pulsante, centro di lavoro, la tua reputazione, 36. Ecco, 36, la reputazione è 36. Andiamo. Zero. Mercoledì 9 marzo, la situazione degli allenatori di tutti i club in Italia è elencata sotto. Tocca un club per candidarti per una posizione vacante o accetta il lavoro utilizzando le monete. Puoi candidarti per lavori in altri paesi solo alla fine di ogni stagione. Ecco, se acquistiamo monete possiamo... abbiamo più possibilità poi di essere assunti in un altro club. Comunque, vabbè, le monete non sono essenziali, possiamo anche giocare senza acquistare monete. Italia, Serie C, club, Bitonto, reputazione del club, 52, situazione dell'allenatore, molto insicuro. Quindi abbiamo tutte le varie... Italia, Serie A, club, Atalanta, reputazione del club, 89, situazione dell'allenatore, molto insicuro. Ecco, per esempio, in Serie A l'Atalanta, che ha 89 di reputazione, non prenderà mai un allenatore, in questo caso come me, che ha come reputazione 36. Ecco, quindi dovete stare attenti anche alla reputazione che avete. Mercoledì 0. Ok, andiamo indietro. Becero, pulsante, indietro, e vediamo, pulsante. Continuiamo. Tattiche, Foursquare, Mercamp, impegni, vedi tutti i club, centro competizioni, centro di lavoro, vedi tutti i club, pulsante. Vedi tutti i club, qui possiamo vedere tutti i club che ci sono. Non stiamo ad entrare. Negozio, pulsante. Il negozio, ecco, entriamo qui. Qui possiamo acquistare monete e altro per migliorare negozio. Il pulsante. Gioco. Monete, pulsante. Andiamo, monete. Budget di trasferimento, pulsante. Budget di stipendio, pulsante. Acquisti, pulsante. Pacchetto di 4.000 monete, 2,29 euro. Vediamo 4.000 monete. Pacchetto di 10.000 monete, 4,49 euro. Pacchetto di 30.000 monete, 10,99 euro. Pacchetto di 175.000 monete. Ricevi denaro gratuitamente. Pulsante. Ripristina. Pulsante. Ripristina. Possiamo ricevere gratuitamente anche. Vediamo come. Ricevi denaro gratuitamente. Plus. Pulsante. Condividendo questa app su Facebook o Twitter lo guadagnerai 40.000 euro per il tuo budget dei trasferimenti e 14.000 euro il tuo budget di stipendio. Puoi fare Facebook big, Twitter big, Twitter big. Anche possiamo condividere. Ricevi denaro gratuitamente. Ricevi denaro gratuito. Ricevi plus. Pulsante. Su Facebook o Twitter. Negozio. Plus. Pulsante. Monete. Budget di trasferimento. Pulsante. Poi, budget di trasferimento possiamo acquistare. Budget, acquisti, pulsante. Più 16.000 euro, 3.000. Più 28.000 euro, 4.000. Con le monete possiamo acquistare, vedete, i vari. Più 40.000 euro, 5.000. Più euro per il trasferimento. Budget di trasferimento. Budget di stipendio. O per lo stipendio dei giocatori. Acquisti, pulsante. Più 2,8.000 euro, 1.000. Più 5. Più, acquisti, e poi pulsante, acquisti. Acquisti, acquisti, pulsante. Editor giocatori. E possiamo, ecco, 3,49 euro. Acquistare qui l'editor dei giocatori, ecco, per modificarli. Puoi cambiare nome, aspetto e nazionalità di qualsiasi giocatore nel gioco. Aggiungi te stesso qualche top player reale. Ecco, quindi va acquistato per cambiare nome. Pulsante, rimuovi pubblicità. 4,49 euro. Pubblicità. Riceverai comunque denaro extra nel, ecco, tabellone, ma non dovrai guardare una pubblicità per farlo. Ecco, ogni tanto ci viene proposto di guardare un video per aumentare lo stipendio, il budget di stipendio di trasferimento per i giocatori. Acquistando questo ci verrà dato senza guardare il video. 4 euro. Pulsante, non esonerabile. 2,29 euro. Non esonerabile. Una garanzia che non sarai mai licenziato. Non importa quanto bassa sia la tua sicurezza sul lavoro. Ecco. Questo ricevi una garanzia che non sarai mai licenziato. Non importa quanto bassa sia la tua sicurezza sul lavoro. Questo vale per tutti i lavori che avrai. Ricevi denaro gratuitamente, pulsante, ripristina, pulsante, ecco, ripristina, e questi sono gli acquisti che si possono fare nel negozio. India, reputazione del club, staff, pulsante, tattiche, squad, manager, sì, campionato, eccellente, impegni, avversario, negozio, pulsante, impegni, avversario, Manfredonia, in trasferta, 12 marzo, ecce, pulsante. Ecco, il nostro prossimo avversario sarà il Manfredonia 12 marzo in trasferta e C che sarà per eccellenza. Entrando qui possiamo vedere anche tutti gli altri nostri impegni. Avversario, luogo, punteggio, risultato, compilato. Ovviamente tutte le nostre partite che abbiamo già. Castellaneta, C, 03, S, E, C, 1456. Ecco, qui possiamo vedere già anche quelle già giocate
e quanto pubblico c'era. Insomma, tutte settimana, le mercoledì 0, informazioni. impegni, backroom, pulsante, indietro, pulsante, continui, pulsante. Impegni, avverso, negozio, in campionato, eccellenza, posizione attuale in campionato 17, pulsante. Campionato eccellenza, posizione attuale 17. Entrando qui possiamo vedere la classifica del campionato, backroom, pulsante, nostro indietro, e anche degli altri. Eccellenza, 0, mercoledì 6 A, pulsante. Possiamo vedere la serie, tutte le varie, serie, le varie serie, le varie italiane. Serie di eccellenza, pulsante. 1, avvia. E il nostro. 71, G, 32, V, con la classifica. 21, I. 8, S, 3, GF, 75, GS, 33, DR, più 42. Entrando nella squadra, pulsante, impegno, 0, mercoledì, settimana, avversario, luogo, vediamo 8 agosto, tutte le partite di questa squadra. Come abbiamo fatto prima quando abbiamo cliccato su impegni per la nostra. 0, compi, punteggio, luogo, 8 agosto, compi, punteggio, luogo, avversario, settimana, mercoledì, 0, impegni, backroom, pulsante, 1, 6, barletta, 63, andiamo indietro, sempre il pulsante back che è nella parte in alto a sinistra dello schermo. Campionato eccellente, manager, sicurizzati, manager insicuro, la tua reputazione 36, pulsante, lavoro insicuro, reputazione 36. Entriamo qui per avere informazioni backroom, pulsante, manager, help, pulsante. Su di noi abbiamo sempre il solito pulsante help che c'è sempre in tutte le schermate. 0, mercoledì 9 marzo, budget di stipendio 17,6 mila euro. Ecco qui lo stipendio, quindi quanto possiamo spendere per lo stipendio dei giocatori. Stipendio attuale 11,72 mila euro. Stipendio attuale 5,88 mila euro alla settimana rimanente. Ecco, ci dice quanto è l'attuale e quanto possiamo ancora spendere nella settimana, cioè quindi quanto ci manca per arrivare al budget totale settimanale. Se lo sforiamo non va bene, potremmo essere licenziati. Stipendio medio 390 euro. Stipendio medio dei giocatori. Budget di trasferimento 12.000 euro. Trasferimento 12.000 euro. Spesa di trasferimento 56.000 euro. Spesa di trasferimento 56.000 euro. Incasso di trasferimento 0 euro. Bilancio di trasferimento 56.000 euro. Il bilancio. Obiettivi di campionato. Posizione 13 o meglio. 13 o meglio, quindi non stiamo andando molto bene. Posizione attuale in campionato 17/20. Posizione attuale 17, quindi dobbiamo migliorare un po'. Sicurezza del lavoro insicuro. Infatti, lavoro insicuro. La tua reputazione 36. Immagine, foto con te, ricevi denaro gratuitamente. Pulsante. E vediamo il pulsante per ricevere gratuitamente denaro. Aumenta come... il budget. Pulsante. Aumenta il budget. Ricevi denaro, aumenta il budget. Vediamo, entriamo qui. Ed è praticamente. Ricevi denaro gratis. Pulsante. Condividendo questa app su Facebook. La stessa schermata di prima che abbiamo trovato nel negozio. Spesa di incasso di abbiamo anche. Ricevi denaro, aumenta il budget. Aumenta il budget. Sempre. Negozio. Pulsante, monete, pulsante, budget. Ecco, qui si va nel negozio. Close, monete, pulsante, cioè, pulsante. Cliccando su aumenta il budget. Ok, backroom, torniamo pulsante, indietro. Indietro. Staff, pulsante, tattiche, squad, manager, squad, oh, squadra. E qui possiamo vedere la nostra squadra. Entriamo. Backroom, pulsante, indietro, indietro, squadra, help, pulsante, 0. Mercoledì 9 marzo, portiere, R, Barta. Selezione della squadra, portiere, ecco. Abilità 38. Fitness 100%, 1, 7.6, 3, 27, goal, 0, età 30, lunghezza contratto 2022, ingaggio euro 320, valore euro 7K. Ok, qui c'è tutte le informazioni, abbiamo, e ci dice quindi che è un portiere e che attualmente la posizione nella formazione della squadra è portiere. Quindi sappiamo sempre sia qual è il suo ruolo e anche se in questo momento il portiere è nella formazione titolare della squadra. Portiere, Ennio Petroni. Selezione della squadra, SOS, ecco. Abilità 37, fitness 100%, 1, 8.0, 3, 3, goal, 0, età 26, lunghezza contratto 2025, ingaggio euro 300, valore euro 7K. Ecco, questo è un altro portiere che è SOS, quindi riserva, sostituto, riserva. Entrando nel giocatore abbiamo tutte le informazioni. Indietro, pulsante, ecco. Ennelo, Graf Guten, Ennelo Petrone. Ecco, quindi il nome, il bottone di prima, Graf, per vedere l'abilità. Edit player, pulsante. È sempre il pulsante per cambiare nome. 0. Mercoledì 9 marzo, portiere, abilità 37, 3, 3, goal, 0, 1, 8.0, fitness 100%, IFTTT. Adesso, chiedi se era sbarcato alla face. Abbiamo anche promemoria. Le presenze, chiudi Sakergo, per esempio, abbiamo anche le presenze in squadra, quindi quanto ha giocato. Ennelo, Graf Guten, edit, 0, mercoledì, portiere, abilità 37, 3, 3, goal, 0, 1, 8.0, fitness 100%. Età 26, nazionalità Italia, valore euro 7K, ecco. Club, tra
eccellenza. Ita 5, ingaggio EU 300, lunghezza contratto 2025. Ecco, abbiamo, vedete, la, il fitness 100%, quella è la forma. E ovviamente la, più alta è la forma, meglio giocherà. La, la forma può abbassarsi durante le partite, quindi dobbiamo sempre calcolare, la, vedere se la forma è troppo bassa, in questo caso, o sostituirlo. Vedremo poi come si fa, perché durante la partita possiamo anche fare delle scelte, quindi non è semplicemente vedere la partita, possiamo anche cambiare, sostituire giocatori, cambiare tattica, e tra poco vedremo come. Andiamo indietro. Questa è la nostra squadra. Andiamo indietro. Oh, tattiche. Formazione 4-4-2, mentalità equilibrata. Questo è molto importante. Qui dove scegliamo la formazione titolare per le partite. È molto semplice, è tutto accessibile. Ecco, entriamo qui. Abbiamo prima di tutto questo pulsante clear all, che dovrebbe servire per resettare la formazione, per farcela inserire da zero. Non ho mai provato. Ecco. Abilità 38, fitness 100%, selezione della squadra portiere. Qui abbiamo prima di tutto tutti i nostri giocatori. Portiere, portiere, nome Bloise, abilità 30, portiere, portiere. Vedete? Difenso, ecco. difensore. Qui ci sono difensore, tutti i giocatori. Andando. Abilità 31, fitness 93%, selezione della squadra difensore. Nella parte destra dello schermo. Selezione della squadra sus. Ecco, andiamo qui. Selezione della squadra. Dobbiamo continuare verso destra. Selezione della squadra difensore. Ecco. Formazione 4-4-2. Mentalità equilibrata. Ecco, dove troviamo formazione 4-4-2, mentalità equilibrata. Tactics, e poi il pulsantino Tactics, che vedremo poi cosa, qual è la, la funzione. Da qui, andando con il flick. Selezione della squadra portiere. Non è Barta. Posizione, ecco. Portiere. Abilità 38. Fitness 100%, pulsante. Posizione della squadra portiere, e diamo il nome del portiere. Qui io posso, se voglio, toccare qui. Selezione della squadra portiere. Selezione della squadra portiere. Nessuno, pulsante. Ecco, portiere nessuno, quindi il giocatore è stato tolto dalla posizione portiere. In questo caso non c'è nessuno nella posizione portiere. Quindi tocco ancora due volte, faccio il doppio tocco su questo nessuno, questa posizione. Seleziona un giocatore. E mi dice seleziona un giocatore, e qui possiamo selezionare difensore. Chi vogliamo mettere come chiudi. Portiere. Twitter attiva. Altro. Chiudi. Vediamo chi è. Ecco, mettiamo. Seleziona portiere. Abilità 38. Ecco. Non riparta. Fitness 100%. Selezione della squadra nessuno. Portiere, e mi dice seleziona nella squadra nessuno, quindi posso metterlo come portiere, tocco due volte e verrà messo come portiere. Ecco. Becker, pulsante indietro. Quindi il portiere adesso è selezione della squadra difensore. Selezione della squadra difensore. Selezione della squadra portiere. Non ecco. Posizione portiere. Abilità 38. Lo abbiamo rimesso. 100%. Poi abbiamo selezione, vabbè, della squadra difensore. Difensore. Posizione difensore. Abilità 34. Fitness 93%. Pulsante. Qui la forma non è proprio al massimo, quasi al massimo, ma non proprio, 93%. Selezione della squadra sus. Nove palloni. Selezione tutta la selezione della squadra sus. Squadra. Selezione della squadra centrocampista. Nome Wagner. Posizione centrocampista. Selezione della squadra attaccante. Nome Campis. Posizione attaccante. Abilità 37. Fitness 100%. Selezione della squadra. Ecco, dopo. Nome Sassarile. Posizione attaccante. Abilità 37. Fitness 100%. Il titolare. Abbiamo anche le riserve. Quindi andando sempre avanti. Selezione della squadra sus. Nome ecco, Scarpisi. Ecco. Posizione attaccante. Abilità 17. Fitness 100%. Pulsante. Selezione della squadra sus. Nome Lopetone. Posizione portiere. Abilità 37. Fitness ecco. 100%. Pulsante. Vediamo le riserve. Adesso. Selezione della squadra sus. Selezione della squadra. Ora. Nome Sassarile. Quando abilità 37, fitness 100%. La squadra è sistemata come volete, quindi quando avete sistemato tutti i giocatori nella posizione giusta, e comunque è semplice ed è accessibile, è veramente complimenti allo sviluppatore, perché non è semplice rendere accessibile una schermata come questa delle formazioni. Infatti i manageriali spesso sono inaccessibili anche per l'impossibilità di compilare in autonomia la formazione. Mentre qui è tutto gestibilissimo, andiamo a vedere cosa serve il pulsante Tactics.
che abbiamo qui. Formazione 4 Tactics Putin. Pulsante. Scegli la formazione. Scegli. Qui c'è un piccolo errore di traduzione. 4, 2, 4, pulsante. Abbiamo le varie formazioni 4, 2, 4. 4, 3, 3, 4, 3, 3. 4, 4, 2, 4, 4, 2. 4, 5, 1, pulsante, 5, 4, 1, pulsante, 3, 4, 3, ecco. Pulsante, 3, 5, 2, pulsante, 5, 2, 3, pulsante, 5, 3, 2, pulsante. Vedete quante possibilità abbiamo? Scegli la mentalità. La mentalità. Ecco. Qui possiamo scegliere se difensiva, difensiva, quindi sarà una squadra più in difesa, equilibrata oppure attacco, attacco. Cancella, pulsante, conferma, pulsante. Facciamo conferma. Becero, pulsante, indietro. Torniamo indietro. Indietro, staff, pulsante, continue. Oh, staff. Pulsante. Qui possiamo assumere i membri del nostro staff. Vediamo, entriamo. Indietro, pulsante, in aiuto, staff, help, pulsante. Abbiamo sempre il pulsante aiuto, help. Vediamo cosa ci dice. Staff, ogni membro del personale ha un livello di abilità. Più alto è il punteggio di un membro del personale, migliore sarà il suo lavoro. Tieni presente che i livelli di abilità dei membri dello staff possono aumentare alla fine di ogni stagione a seconda della loro reputazione. Maggiore è la loro reputazione, maggiori sono le probabilità che aumentino. Benissimo. Se desideri sostituire qualcuno del tuo staff, tocca il pulsante staff per accedere alla schermata staff. Chiunque sia disponibile per l'assunzione può quindi essere trovato toccando il pulsante assumi personale. Nuovo personale sarà disponibile per l'assunzione ogni mese circa. Okay. S maiuscola, allenatore capo. Allena i giocatori della prima squadra, migliorando il loro livello di abilità alla fine di ogni stagione. C'è un grafico che mostra i progressi di ogni giocatore nella schermata dei dettagli del giocatore. Allenatore dei giovani. Vediamo i vari membri dello staff, vedete, la giovani. Alla fine della stagione uno o due potrebbero essere pronti per la prima squadra. Fisiatra. Fisiatra. Cura i giocatori infortunati. Il suo livello di abilità determina la frequenza con cui i tuoi giocatori si infortunano e per quanto tempo restano fuori. Talent Scout. Lo scout principale e lo scout dei giovani sono responsabili della ricerca di buoni giocatori da ingaggiare. Dovresti sempre essere alla ricerca di scout di qualità migliore poiché sono molto importanti. Preparatore atletico. Lavora con i giocatori per migliorare e mantenere i loro livelli di forma fisica. La forma fisica determina la durata della resiclos. Pulsante. Ecco. E qui abbiamo lo staff. Noi possiamo... Assumi personale. Preparatore atletico. Abilità 38. RK Smart Sec. Età 48. Reputazione 16. Ecco, abbiamo i vari componenti, possiamo poi assumere di nuovi, allenatore, licenziando staff, i precedenti. Indietro, pulsante, e questo indietro, è lo staff, pulsante. Perfetto. Ecco, se un giocatore si infortuna, ovviamente non potete metterlo in squadra. E praticamente ci sarà, quando andate a vedere i vari giocatori, uscirà per quanto tempo il giocatore è indisponibile. Reputazione tra Quince, immagine, ok. Staff, continue, pulsante. E andiamo continue, pulsantino continue. Forza Aldero, pulsante, freccia destra. Ger, 1800, Europa League Round F16. Ecco, figura. Qui abbiamo i risultati dell'Europa League che in questo momento non ci interessano. Zero, Europa League, Forza Aldero, pulsante. Forward Arrow, tocchiamo questo tasto per andare avanti. Forza Aldero, pulsante, freccia destra. Eccellenza, zero. Mercoledì 9, Serie A, Serie B, pulsante. Qui abbiamo ancora la classifica di Serie A, Serie B, eccetera. Continuiamo. Indietro, pulsante. Siamo tornati nella nostra schermata di prima. Pulsante, gioca partita. Manfredonia, 21, eccellenza. Stadio Miramare, T, pulsante. Gioca partita. Manfredonia, vi dice anche la posizione. Entrando qua. Capcovelli. Ah, abbiamo... Vediamo, vi ricordate che prima abbiamo fatto un'offerta per questo centrocampista? Vediamo cosa ci dicono. Plus, pulsante, Capcovelli viene valutato a 7.000 euro. Il budget, invece, Capcovelli viene valutato a 7.000 euro. Il budget dei trasferimenti per la tua squadra è 12.000 euro. In precedenza ti è stata rifiutata un'offerta di 8.000 euro. Ah, l'offerta rifiutata. O tanto lo considera un giocatore di vitale importanza nella squadra. Offerta di trasferimento. Trattino, pulsa 8.000 euro, più, pulsante. E alziamolo un po'. Più, 9.000 euro. Symbol più, pull più. Cancella offerta, conferma offerta. Vediamo pulsante. Se questa ce l'accettano. Confermiamo l'offerta e andiamo indietro, avanti. Pulsante, staff, torniamo pulsante, sempre partita, su gioca partita. Quando eccellenza, dovete, staff, dovete continuare, quindi andare col gioco, cioè o il pulsante continue, oppure pulsante, il pulsante gioca partita. Gioca partita. È sempre nella posizione, cioè sempre nella stessa posizione nello schermo, sempre la stessa posizione. Trovate questo pulsantino o continua oppure avviso da scarica componenti Java per utilizzare la... E diciamo che la funzione è sempre il procedere nel gioco. Avviso, pronto a procedere, Sucker Boss. Oh, pronto a procedere. Pronto a procedere. Conferma di aver scelto la tua squadra per la prossima partita. Ok, conferma di aver scelto la squadra, le facciamo sì. Ed eccoci nella schermata.
Eccellenza. Della partita. Cosa abbiamo qua? Abbiamo eccellenza, sound on, pulsante, altoparlante. Il pulsante sound on, i suoni sono on e li lasciamo così perché sono belli, dando un tocco in più al gioco durante la partita. Help, pulsante. Help, qui abbiamo il pulsantino che ci spiega questa schermata. H0, sabato 12 marzo, la data. I giocatori si stanno scaldando. Si stanno scaldando, benissimo. Switch button, pulsante. E creiamo la nostra formazione. Selezione della squadra portiere. Switch, questo pulsante switch serve per vedere la formazione della squadra avversaria. Switch button. Selezione della squadra. Switch button Manfredonia. Infatti questo è il Manfredonia. Switch S. Selezione della squadra portiere. Abilità 28, 100%. Maximenco. Torniamo alla nostra selezione. Ecco, questa è tutta la nostra squadra. Abilità 32. Andiamo avanti. Selezione della squadra centrocampista. Selezione della squadra sus. Abilità. Stadio Stadio Miramare. Stadio Miramare. 1634. Pubblico. Quindi vediamo quanto pubblico c'è nello stadio. Manfredonia. Formazione 5-2-3. Mentalità equilibrata. Manfredonia 5-2-3. Trani. Formazione 4-4-2. Mentalità equilibrata. E quindi Trani 4-4-2. T maiuscola. 0-0. 0-0. 0 minuti. Calcio d'inizio. E qui c'è il pulsante calcio d'inizio per iniziare la partita. Prima di iniziare devo farvi vedere. Tiri. Ecco, abbiamo 0 tiri. Zero. Impostazioni della partita. Pulsante. Impostazioni della partita. Qui possiamo modificare alcune cose. Livello tasto quadrato, creta, velocità dell'orologio della partita. Velocità dell'orologio, quindi quanto sarà veloce la partita. Uno. Da 1. Quindi più lenta. 2, 3, 4. Pulsante. A 4, più veloce. Velocità dei commenti, allora da 1 a 4. Allora, per leggere bene i commenti di VoiceOver, vi consiglio di mettere 1 perché altrimenti, se vi farò sentire cosa succede, saltano un po'. Comunque, VoiceOver legge automaticamente quello che succede in campo. Adesso lasciamo i commenti a 2, vediamo cosa succede per farvi vedere la differenza. Andiamo a cercare il pulsante calcio d'inizio e vediamo che succede. Pausa. Ecco. 2 minuti, Trani. È una possibile gol. Buttata dentro la distanza ravvicinata da N Campes. Ecco, vedete. Manfredonia 0, Trani 1. Ho già fatto un gol. Ecco. 3 minuti, pausa. Oscurato. Ellis. Ma il tiro viene selezione della squadra. Possiamo. Stadio Manfredonia. Ecco, fa pausa. Vedete. 0-1. In questo caso i commenti sono, cioè, sappiamo che abbiamo segnato, però l'ho letto molto in fretta, VoiceOver, cioè velocità elevata, e abbiamo perso parte del commento. 3 minuti, N Campes, 2, N maiuscolo, gioca, pulsante, tattiche, pulsante, quindi possiamo andare a impostazioni della partita. Rallentare i commenti, mettiamo commenti 1, ecco qua, pulsante, 1, commenti 1, 2, 3, 4. Conferma. Velocità commenti 1 e vediamo la differenza. Selezione come stadio Manfredo, Trani 0-1, 3 minuti, N Campes, gioca, tattica, gioca, pulsante, pausa. Ecco. Vedete? Vediamo che succede. 5 minuti, Manfredonia, H Provenzale è in una posizione pericolosa, Ellis. Ellis, ma il tiro va di molto fuori. Ecco, così i commenti vengono letti più lentamente, però abbiamo questo, i suoni si fermano per qualche, cioè per qualche momento, vedete? 7 minuti, Manfredonia, H Provenzale ha l'opportunità di segnare, Ellis. C'è un'interruzione dei suoni. Ellis, ma viene intercettata dalla difesa. Vedete? Ecco, c'è questa pausa nei suoni di qualche secondo con i momenti lenti, quindi scegliete voi come volete, se i commenti un po' più veloci. Però voi solo non leggerò più tutto oppure lasciare così, ecco. 2-0 stiamo vincendo, benissimo, continuiamo. Manfredonia 0, Trani 2. Molto bene, molto bene. Continuiamo con la partita. Così i commenti vengono letti tutti tranquillamente da voi solo. Ah,
vediamo un po' la partita, continuiamo. 17 minuti, Manfredonia. O Pippo ha l'opportunità di segnare, Ellis. Gol, messa di testa dietro al portiere da O Pippo. Okay. Manfredonia 1, tranne 2. Ho segnato. Due a due. Manfredonia 2, tranne 2. Vedete come sono fatti molto bene anche i suoni, vedete? 22 minuti, Trani. N Campesa l'opportunità di segnare, Ellis. Vediamo se segniamo o no. Ellis, ma la palla va sopra la traversa. Niente da fare. Partita. N Campesa in una posizione pericolosa, Ellis. Vediamo se possiamo segnare. Gol. Sì. Ce l'abbiamo, 3-3. Abbiamo un bravo attaccante. Ellis, ma il tiro viene bloccato. Quasi alla fine del primo tempo. Tempo finito. Selezione. Possiamo sempre formazione 4-4. Cambiare la formazione o anche i giocatori. Adesso Pippo, 17. Qui abbiamo chi ha segnato. 19. F. Nardi, 23. 45 minuti. N. Campes, 2. R. Macedonio, 8. N. Campes, 36. N. Campes, 44. Calcio d'inizio. Pulsante. E questo è il secondo tempo. Iniziamo col secondo tempo. Calcio d'inizio, il pulsante. Vediamo che succede. 49 minuti. Manfredonia. Atta provinciale in una posizione pericolosa. Ellis. Ellis. Ma il portiere la respinge. Adesso proviamo a fare pausa. Pausa. Oscurato. Selezione della squadra centrocampista. Abilità. 51 minuti. Manfredonia. Questa è una gran giocata di decisione. Ellis. Vediamo come c'è. Ellis, ecco. Ma il portiere la blocca con le gambe. Ok, la pausa parte dalla fine dell'azione. Selezione della squadra centrocampista. Abilità 30. A cercare il pulsante. Tattiche. Vediamo tutti i vari tiri. Manfredonia tiri in porta. 5. Tiri in porta, eccetera. Poi vediamo come si fa. Stadio, selezione della squadra. Vediamo stadio Miramare. Quali sono le impostazioni.
quali sono le informazioni che ci danno, quindi i tiri eccetera. Adesso andiamo a cercare. Cerchiamo. Selezione della squadra sus IFTTT S maiuscolo selezione della squadra che arrivano ogni tanto. Tattiche, ecco. E qui possiamo pulsante indietro sostituire i giocatori o cambiare formazione. Ora io selezione per esempio della squadra portiere. Non mi parta. Posizione portiere. Abilità 3. Voglio formazione selezione della squadra sostituire selezione della squadra centrocampista. Un attaccante. Posizione centrocampista. Notifica. Quindi vado a cercare. Selezione della squadra difensore portiere. Non mi parta. Difensore. Nome vedi l'acqua. Abilità 32. L'attaccante che voglio. Difensore centrocampista. Inserire nella formazione. Nome Sassedille. Abilità 37. Fitness 92%. Selezione della squadra attaccante. Attaccante. Nome Campis. Abilità 37. Fitness 94%. Attaccante. Nome Mirallas. Abilità 37. Fitness 100%. Ecco. Selezione della squadra sus. Voglio mettere questo Mirallas all'attacco. Al posto di attaccante, nome Campes. Quindi vado su Mirallas. Abilità 37. Attaccante, nome Mirallas. Difensore, portiere. Vado a cercare. Selezione della squadra sus. Nome Balluni. Ecco, devo andare. Selezione della squadra sus. Nome Scarpuzzi. Poi c'è l'attaccante. Selezione della squadra sus. Nome Lopetone. Selezione della squadra sus. Nome Sokolova. Selezione della squadra sus. Nome Balluni. Posizione. Selezione della squadra sus. Nome Mirallas. Eccolo qui. Posizione attaccante. Abilità 37. Fitness 100%. Pulsante. Quindi prima abbiamo tutta la lista e poi i pulsanti. Dobbiamo cercare il pulsante del nome del giocatore, non la lista precedente, perché quella è semplicemente una lista, non possiamo selezionarla. Quindi andiamo su questo pulsante. Selezione della squadra sus. Nome Mirallas. Mirallas. Posizione attaccante. Ecco. Abilità 37. Fitness tocchiamo 100%. Qui. Pulsante. E lo mettiamo al posto portiere. Campes. Centrocampista. Attaccante. Abilità 37. Nome Sassedille. Attaccante. Abilità 37. Nome Campes. Fitness 89%. Selezione della squadra attaccante. Ecco fatto. Becchero, pulsante. E adesso abbiamo messo Mirallas al posto di Campes. Vediamo se è selezione così. Della squadra. Selezione della squadra attaccante. Nome Mirallas. Posizione attaccante. Ok. 37. Fitness 100%. Pulsante. Perfetto. A posto. Torniamo indietro. Notifica. IFTTT. Altro. Centrocampi. Difensore. Abbiamo anche un pulsante undo per annullare eventuali modifiche. Indietro. Avviso. Pronto a procedere. Ci viene chiesto ancora conferma. Mantieni queste modifiche. No. Puzzi. Sì. E torniamo a giocare. Eccellenza. La partita. Selezione. Stadio Mira. Manfred. Trani. Cerchiamo gioca. Piccione. FNR. 5 NK. R. NK. NK. Gioca. Tattiche. Gioca. Pulsante. E continuiamo. Partita. Perfetto. Minuti.
Fredonia. Questa è una gran giocata di Ticiglione. Ellissi. Ellissi. Ma il tiro va di molto fuori. Cos'è la fine? Abbiamo anche una buona difesa. Siamo alla fine. 88 minuti, Cani. Elmira la sua opportunità di segnare. Ellissi. Ellissi, ma il portiere fa un gran salvataggio. Possiamo leggere Manfredonia tiri 20. I vari tiri del Manfredonia. Trani tiri 8. Manfredonia tiri in porta 7. Tiri in porta. Trani tiri in porta 6. Manfredonia tiri fuori 3. Tiri fuori. Trani tiri fuori 2. Trani tiri fuori 2. Notifica. Ed è finita la partita. Per continuare, trani tiri fuori 2. Possiamo premere il pulsante. Suona il fischio finale. Ecco, fischio finale. Questo è un pulsante e possiamo premere per andare avanti. Ecco qua. Pulsante, freccia destra. Qui abbiamo i risultati delle altre partite. Atletico Vieste 2-2, Atletico Mola. Tutte le partite di questa giornata. Arletta 1-0, Bisceglie. Francavilla 0-0, Pavia. Gallipoli 2-0, Acagas. Grottaglie 1-2, Castellaneta. Leverano 1-0, Oginatese. Manfredonia 3-4, Trani. Ecco. Barley, e abbiamo la solita forward arrow, quindi questa freccia a destra da cliccare per andare a pulsante, freccia destra. Eccelle 0, sub, serie A, serie B, serie C, serie eccelle 1, Pavia. La classifica, andiamo alla classifica settimanale. Forward arrow, pulsante, freccia destra. Sempre forward, qui abbiamo il riassunto delle finanze settimanali. E siamo tornati alla nostra schermata. Pulsante, gioca partita. Manfredonia 21, eccellenza. Stadio Miramare. Qui andiamo ancora a gioca partita. Per andare avanti, tocchiamo qui. Anche se c'è ancora la partita con Manfredonia. Messaggio. Adesso messaggio da 5. Cancella offerta. Pulsante 9.000 euro. Tratti offerte. Vorrebbero 14. In precedenza ti è stata rifiutata un'offerta di 9.000 euro. Cacovelli viene valutato a 7.000 euro. In precedenza ti è stata rifiutata un'offerta. Cacovelli, il giocatore di prima. Vediamo un po' cosa ci dice. Vorrebbero 14.000 euro. Otranto lo considera un giocatore di vitale importanza nella squadra. Offerta di trasferimento. Trattino. Pulsante 9.000 più. Pulsante cancella offerta. Conferma. Conferma. 14.000 euro. 9.000 euro. Più. Pulsante. Aggiungi più. Aggiungi più. 12.000 euro più. Pulsante più. 14.000 tratti. Offerta. Otranto vorrebbero 14.000 euro. In precedenza ti è stata rifiutata un'offerta di 9.000 euro. Cappacovelli viene valutato a 7. Pulsante Cappacovelli. Cappacovelli viene valutato a 7.000 euro.
Il budget dei trasferimenti per la tua squadra è 12.000 euro. No, direi di no. Ho tanto l'offerta di trasferti, 14.000 euro. Perché siamo, superiamo il budget, quindi cancelliamo l'offerta. Pulsante, avviso, cancellare la Sucker Boss. Sei sicuro di voler interrompere i colloqui? No, pulsante, sì, 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 pulsante. Sì, perché non abbiamo tutti questi soldi. Indietro, pulsante. Ok. Staff, pulsante, gioca partita. Manfredonia, 21. Andiamo avanti, staff, gioca partita. Pulsante, euro, 0. Europa League. Qui abbiamo l'Europa League. Le partite di Europa League. 0, mercoledì 16 marzo. Di 16 marzo. 0, euro, forward arrow, pulsante, forward arrow. Ecco. 4, 8, leveranno. Ancora la classifica un minuto fa, attuale 5 ultima test telegrafica dell'eccellenza 6 HGAS 60 eccellenza serie di serie 5 serie 0. Ricordiamo, vi ricordo che potete anche vedere le altre classifiche di altri campionati. Per esempio, se io clicco su Serie A, vediamo la Serie A, serie di eccellenza 1 internazionale 73 primo posto c'è l'Inter, 2 Juventus, la Juve seconda, 3 Lazio, a Lazio, 4 Milan, il Milan 59 G eccetera serie B serie di eccellenza serie mercoledì eccellenza forfardero ecco indietro pulsante ok reputazione del club 36 immagine a blu selfie su e questo è Sucker Boss. È un gioco davvero interessante, fatto benissimo. Sono solo le prime versioni, quindi chissà cosa aggiungerà in futuro lo sviluppatore, forse le nazionali o altro, o forse le espulsioni, quindi cartellini gialli, cartellini rossi, chissà cosa potrà aggiungere. Comunque è veramente fatto bene. E questo gioco mancava per noi come accessibilità, perché non c'era fino ad ora nessun manageriale di calcio così gestibile, con anche le formazioni, eccetera. Quindi ecco, direi che possiamo concludere qui. Spero che questo video sia stato interessante, vi sia piaciuto. Per gli amanti del calcio è sicuramente un gioco da avere, vi porterà via molto tempo, anche comunque quando si inizia poi è difficile smettere. Ringrazio come sempre tutti quelli che mi seguono, vi ricordo il gruppo Telegram Apple VoiceOver e vi do appuntamento alla prossima. A presto!